che sia un pesce, ma come c'è prescritto io, e possiamo vedere tranquillamente, se voi prendete un falco o un'aquila che va a caccia della lepre, che mangia il gatto, che mangia il topo, che mangia, vedete, mi pare a voi, il coniglio, vedete, la terra, vedete, mi pare, prendete una macchina radiotelecomandata così, di quelle buone, no? Quelle da scemo, che va sul capo, e la vestite da coniglio, ci mettete l'ancorotti, un filaccione del bugiardo, e l'aquila, la prima, ma viene giù, non è Gaza perché la molla. Sicché non è vero che il pesce è scemo, perché se no siamo scemi anche noi. Ve lo ricordate quel famoso video che misi bellissimo, che spiegavo cos'era il diavolo? Ve lo ridico un'altra volta. Fate conto che voi all'improvviso siete in un posto che non conoscete. Andate a giro con la vostra donna, i vostri amici, e andate in un posto bellissimo, un paesino carino, una città nuova, un centro commerciale. A un certo punto, da lontano, a 70 metri, 80 metri, sentite una musica. Se la vedete, ci sta che ci sia un locale nuovo, ci sia un'inaugurazione di negozio, si mangia due schiacciatine, due stuzzichini, vai, sono cinque, andiamo a vedere. Girate l'angolo e vi trovate a 30 metri davanti al locale. C'è un locale sul marciapiede, tutte le luci, la musica tutta palla, trema dentro. Però davanti al locale c'è uno, tre porte più grosse del Ziccano, c'è da ci sì. È inverno, canottiera, una stranga di ferro da 1,5 metri, di ferro dietro, così in mano, e la batto così, pa, pa, se non sei scemo, minimo, attraversi il cambio di marciapiede, o se no giri e vai indietro. Ma se al posto dell'omaccione grosso con la strangona a mano, boa, boa, ci si mette una bella promote di un 25 anni, nato nel 75, non volgare, però con la sua gonna corta sopra il ginocchio, un piccolo spacchettino, ci mettiamo una camicetta abbottonata fino in cima, no, ma magari con due bottoncini così, che fa trasparire magari un pochino di biancheria intima di una tezza abbondante, un bel tabellone in mano dove smarca chi entra, chi non entra o che fa una promozione. Da lontano voi a 30 metri vi sembra addirittura di sentire il profumo, te alla tua donna o tuoi amici gli fai: oh, andiamo un po' a vedere, vieni, e parti e vai a vedere. Cosa succede? Questo per farvi l'esempio di come noi tutti, noi anche esseri umani, siamo condizionati dalla stimolazione visiva. Succede un fatto stranissimo: noi entriamo in questo tunnel visivo, ci rapportiamo con quella cosa che vediamo, che è serena, che è gratificante per la nostra vita, che ci dà quell'illusione che vada tutto bene, e noi ci avviciniamo. Quando però arriviamo, che c'è la tua donna, che tanto sta valutando, dice sì, è bella, però vabbè, cioè, i capelli non vanno bene, queste tette, poi sai, e dici, andiamo a mangiare, però arrivi a 10 metri e guardi e fai. Madonna, è 1,75, sarà anche 1,78. Guarda lì com'è bella. Mentre da vicino, non si è mai fermata, te vai sempre a diritto. Vuol dire che è entrata, non è una donna, per me c'è qualcosa che non va, è entrata, però ormai stai camminando, sei a 6 metri, hai più di 2 metri, da sotto il tabellone tira fuori un 100 e ti dà una fucilata lì, scoprirai se è un uomo o è una donna. Questo è per farvi capire che la stimolazione visiva, così importante nella caccia di tutti i giorni, ci può fregare anche noi, perché la mimetizzazione che facciamo noi nella pubblicità, nel rapportarsi tutti i giorni con la vita reale, ci dà questa possibilità di essere bacchettati. Poi
io parlo di una fucilata, ma voi pensate quante volte abbiamo abboccato a un'immagine rassicurante. Poi magari entri dentro, lo vai a mettere in ciupreria, ti vuoi accosare, ti vuoi a far qui, una ciucciata nulla, nel senso non ha preso un pasticcino, un cioccolatino nulla, ti voleva far firmare 700 fogli, voleva fare indagini, voleva fare quello, voleva... della stimolazione visiva che, vi ripeto, è sempre stata fatta dall'uomo da quando è sulla terra per la caccia, nell'86 ho visto personalmente quello lì che la faceva sonora e visiva con le bombole e ha preso pesci. È vero che lui ci stava con la pescatrice, aveva 3-4 bombole nel gruppone, ci sono state 3 ore, però non c'era e i pesci andavano. Per avere alcuni successi, come in questi casi qua, si può stimolare visivamente il pesce. Si può stimolare visivamente il pesce. Tutti questi gancetti che sono sopra i cappucci sono fatti apposta per avere la possibilità di decidere dove poter mettere il pesce. Cioè io, come si vede anche nel video, lo tengo spessissimo sulla spalla destra perché mi torna bene a me. Ammazzo il pesce, non filo, ho il lacciolo qui del mio schienarino che non è proprio quello commerciale, lo infilo e lo lascio lì. Naturalmente il primo pesce che becco, che sia sacco, un'orata, una spigola, un mugine, devi fare, lo annodo perché sennò tende a scorrere e scende. Questa è un'orata in parete. Cos'è un'orata in parete? Qui c'è la parete, scende, va a 7-8 metri, io non ci posso andare giù, io sto lì dove tocco. Lei cosa fa? L'ho chiamata perché ho tirato mattonato, sì, lì va giù, ha fatto una incognizione dove? Sul sasso, è andata giù, è andata a vedere, l'ha usato, l'ha guardato, sì, ma cos'è questo? È il famoso. Poi, dopo aver visto il sasso, vede tutti gli altri pesci che vengono su da me, si mangia, stasera, c'è un locale nuovo, però. E naturalmente, quando lei poi viene da me, viene su, non viene come un pesce normale, viene rallentato. Questo rallentamento che viene fatto non è che è stupido, come ci fanno credere tanta gente, è stupido il pesce, non vede nulla, è scemo. Che scemo? Che sei più stupido di lui, vai al supermercato a comprare la roba perché ti danno lo scontrino con scritto c'è lo sconto, non è vero, perché poi ti compri altri 700-800 prodotti che non hai bisogno, chi è più stupido, lei che ha fame o perché vai a comprare la roba di sé? Sicché questa stimolazione che viene fatta quotidianamente a noi ci mette nella stessa condizione di loro, solo che noi la fucilata ce l'hanno quando si va a pagare il conto, mentre loro invece la pigliano quando sta vicino. Tutto questo discorso qui è naturale che venga fatto, che c'è questa roba lì sulla testa. Bene, io ce l'ho qui sulle spalle, ce l'ho di là, ce l'ho sulle gambe a volte, ce l'ho ciuffi lunghi, ce l'ho ciuffi corti, ce l'ho un affare vero, un po' più. Da qualche parte c'è un affare che era molto interessante di come realizzare. Sono tutte cose, se voi vedete il boccaglio mio, che non si vede, se guardate il video non si vede il boccaglio mio. Il boccaglio mio sta nella parte posteriore, sta qua giù, perché il foro mio sta lì, io tengo sempre il boccaglio in bocca perché per me lo richiamo. Il boccaglio che ha un'aria nell'acqua bassissima fa diversi richiami. Il primo fa un richiamo sonoro, il secondo lo fa visivo perché le bolle si vedono andare lontano. Vabbè. Poi mi dà la possibilità di fare un altro richiamo. Soprattutto quando c'è un'indecisione, e ci sono spesso indecisioni perché voi vedete il succo di migliaia di tuffi, non è mia tutto il cartone armato. Non è che tutte le volte che tiro la mattonata mi ero data e lo ammazzo. Magari. Tiro la mattonata, arriva l'orata, finisce il mio tempo, se no lei è mercato, la musica l'ha già sentita, ha visto anche le luci, ma pagato i suoi cavoli, per dire no. E allora te poi fa tutto che ti pare, non verranno mai. Domani invece, stessa
stessa visibilità, stesso posto, stessa tempo da plena, stesso tutto che ti pare, vedi 8 gradi in Popia 9 perché faresti anche il coppio. Un giorno prima nemmeno se sei campione del mondo è più. Perché? Perché sono animati, perché hanno le stesse cose che abbiamo noi, che oggi sono più predisposti perché magari entrano in competizione tra loro. Andatevi a vedere meravigliosi video della predazione a Traina. Oggigiorno hanno le telecamere, avete visto? C'hanno le telecamere, c'hanno micro telecamere che le mettono prima dell'anno. Loro trainano e dicono pesci, vedono nulla. Allora, si vede perfettamente anche col vivo che c'è il pesce che va a guardare l'esca, non l'attacca. L'attacco viene al 90% solo ed esclusivamente per competizione. Questa cosa qui è fondamentale. L'attacco del pesce a Traina è stato documentato, avviene per competizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui parte, va a vedere, si accorge che c'è qualcosa che non va, perché va lì, lo guarda così, ma era questa lì, ci potrebbe essere in trance. Ma arriva lui, che fa? Che non lo mangia lui, aspetta un po', arriva lui, però era, c'è qualcosa che non va. Però arriva lui, che non è più scemo, ma magari ha più fame, o ha paura che loro due lo mangino, e l'attacca. La predazione, infatti, tantissimi attacchi non è che hanno preso in bocca, vengono presi qui, qui, qui. Perché? Perché quando si accorgono che vanno all'attacco e c'è questa competizione tra pesci, non per mangiarlo, ma per andare più vicino per vedere, quando uno deciderà poi ad attaccare, succede che si accorge c'è qualcosa che va, ma viene agganciato. Cioè gli dà il colpo, non riesce nemmeno a prenderlo in bocca perché si accorge c'è qualcosa che va, viene agganciato. Questa interazione con il mondo della superficie, molti l'hanno snobbato per tanti anni, vi dovete mettere nella testa però una cosa importantissima. Io non sono un canonista, non ci capisco nulla, però nell'86, a me è successo tutto nell'86, morto, bombolaro, vado a distaccamento porto, e a distaccamento porto c'era un pacco di rivisto, sì, di canonisti. Cosa c'era? C'era un collega che leggeva da tantissimi anni le riviste della pesca in superficie, dopo l'aveva letto un paio di volte e portava. Io, la sera, specialmente, ci voleva fare nulla, mi smetto a scollare questo. E scopro due cose fondamentali. Per dirvi da dove si parte, come mai siamo arrivati lì. Cosa cercano le ditte della pesca in superficie in un monofilo? Mettiamo uno 0-10. Cercano due cose fondamentali. Cercano l'invisibilità e la resistenza. Allora, siccome nell'86 a noi ci dicevano che pesci erano stupidi e che non vedevano nulla, ho cominciato a pensare che forse, questi lì investivano milioni di dollari a quei tempi lì per trovare un monofilo dello 0-10 invisibile e ultra resistente, forse c'era qualcosa che non andava nel nostro mondo, perché se te mi pigli e mi fai un investimento di un milione di dollari a quei tempi lì per studiare un monofilo dello 0-10 per farlo diventare invisibile e resistente, vuol dire che noi come pesca sub non è che ci siamo proprio avvicinati tanto. Il risultato di questa azione qui, che potete vedere qui, metti anche una pescata, quella di WhatsApp, cioè WhatsApp, per far vedere qui dove sarà l'isola d'Elba, acqua distillata, bella, poi predatori, perché poi era. Questa invece è una pescata con un gruppo WhatsApp. Mi infilano un gruppo WhatsApp, non sapevo neanche che esisteva WhatsApp. Vediamo, ma adesso un gruppo WhatsApp? Io, madonna, cos'è? C'è da pagare qualcosa? No, è WhatsApp, cioè, ma cos'è? No, sul telefonino. Vado la mattina, conosco 5 o 6 di questi ragazzi, io monto un bicicletta come un razzo,
e vado a Porturino. Dietro di me ce ne sono 2 o 3 che stanno arrivando, non è che sono solo. Mi butto un mare all'alba e faccio una serie di stronzate. Scusate. Questa è il primo avvicinamento. Ora, sulla punta, no, non sparo. Perché dico, cioè, dall'esempio, cosa risparmia che fa? 400 grammi, 500 grammi di sparo. Pigo! Non li sparo. Perché? Perché sono stupido. Che poi piano. E si va avanti. Esprimo, non li sparo. Lei è guappa, io sono più guappo di lei. Si va avanti e si comincia a vedere degli avvicinamenti, perché poi dall'albissima si passa. Salve, salve, spara. Perché? Perché mi sono rotto. Cioè, mi sei chiusato il braccio, aspetta che arrivi anche pesci, non arriva nulla. Che tutte le guappate che ho fatto prima le prendo. Qui si sta parlando però al mare, quel giorno lì, in quel tratto di mare lì, da Porturino a Scaglietti, siamo una ventina a pescare. Tutti sono super predatori perché pescano almeno 100 metri da costa. Guardate cosa succede a me, che sono attaccata lì. Cioè, attaccato vuol dire che sono attaccata lì, solo dove tocco. C'è una ricerca manicale, perché sono andato a Porturino. Sono andato a Porturino perché c'è un vento e una corrente che mi permette di pescare col pallone, perché siamo tanti, non posso andare, c'ho il pallone, eccolo lì, l'ho fatto vedere, ora lo apro così lo vedete, e pesco col pallone. Questa è una scena meravigliosa, siamo a metà percorso, 1 metro e mezzo d'acqua, una zona particolare, è la stessa zona dove Pio Dorata in 15 giorni, però qui sono a 50 metri da riva. È una zona che conosco alla perfezione, di solito può venire un pesce solitario, può venire un pesce in gruppo, arrivano i saraghi. Perché morirà questo sarago? Questo sarago muore perché rallenta i suoi movimenti, non è più normale. Ha rallentato troppo, vuol dire che lui ha perso le facoltà di essere se stesso, cioè non è più un sarago normale per una serie di motivi. Questo è il pallone, nel mio pallone sotto, a parte questo, non ci sta niente. Si gonfia e si sgonfia in un secondo perché la valvola interna è stata levata, scarnita a mano da di dentro così. La rompo e la levo. C'è un piombo. Il piombo serve per tenere il pallone sempre così, perché sennò è inutile c'è il pallone. E lui sta sempre così. C'è la boggisagola. C'è un moschettone, ma il moschettone non ci si deve attaccare nulla perché i moschettoni si aprono. Perché se gira si apre. La boggisagola è passato sì nel moschettone, ma è legato al pallone. La boggisagola a me mi muove in mezzo alla scogliera, in mezzo agli scogli, senza avere il problema di rimanere impigliato. È difficilissimo che rimango impigliato. Se vado contro corrente è difficilissimo. Tieni, passa. Apro, si lo veda. Questo sistema qui mi permette a me di trascinarmi il pallone, come si vede lì nel video, io sono sagolato al pallone per la caviglia, e in questo caso qui, come quello lì, questi micro galleggiantini che ci sono qui, che vengono ricavati da questo, io non so se l'avete visto, qualcuno l'ha già visto o no, viene ricavato da un pezzo di ciabatta vecchia del predito del mare, poi viene sagomato con le forbici, poi viene bucato e ce ne è passato il filo. Da quanto è questo che vedi? 0,90. Okay. Quando te prendi e
c'hai questo sistema qui, in un attimo gonfi, in un attimo sgonfi. Perché dico di essere invisibile? Perché se mi devo confrontare con voi tutti in mare, come in quel caso lì, vedo arrivare due o tre ragazzi che erano qua, io non mi voglio far vedere perché ho dei prodotti miei, voi non ho portato dei prodotti nuovi stasera perché sennò diventa un circo, ma io ho dei prodotti sempre in evoluzione, cioè sperimento sempre dei prodotti nuovi, diventa impossibile poi riscare. Allora cosa faccio? Vi vedo arrivare, tiro questo, faccio così e divento l'uomo visibile. Ma costa a terra, voi passate e io non ci sono più. Ma perché mi serve a votare 50 anni? E lo ritorno e riparto. Questo perché? Per avere un minimo di privacy con i prodotti che uso io. Beh, ora, io vi ho fatto vedere alcune cose che devono essere cose che devono essere lavorate da voi, cioè voi dovete cominciare a pensare che c'è la possibilità di una predazione selettiva. Non sparo, a lui lo risparo, a lui non risparo, a lui risparo, a lui risparo, a quell'altro no. Qui sta così, aspetta e venga a un metro, aspetta e venga a 2 metri, aspetta e venga a 3 metri. Ma è una predazione alla portata di tutti.